Ho scannato in pieno il countdown, quindi partiamo diretti. Iniziamo benissimo. Comunque, ciao bei manzi, che bello vedervi tutti e due per la prima live brutta su Twitch con il mio Don Chisciotte, io Sancho Panza Gabri e per la prima volta con me su Twitch anche Manuel di Dunwich Recensioni. Allora, oggi iniziamo alla grande con due super merde, entrambe prodotte quasi totalmente da Netflix. Allora, siamo pronti con queste bombe? No, No. no, per E invece sì. Pensavo scrivesse help, sinceramente, mi hai stupito. Allora, io inizierei con il film che ha fatto sembrare Twilight un'opera di Bergman, per la regia di Alessandro Genovesi del 2004, appunto su Netflix, Il fabbricante di lacrime. Mai titolo è stato più azzeccato per quanto mi riguarda. Allora, brevissima trama, poi vi lascio parlare. Allora, praticamente per chi non l'ha visto, c'è Nika che vive in un orfanotrofio, dove ha un'esperienza traumatica a causa di questa Rottermeier della Lidl, ma per fortuna è adottata da questa coppia che contro ogni regola dell'adozione, o forse perché c'erano i saldi due per uno, decidono di portarsi a casa anche il bel tenebroso malaticcio, ma con l'addominale scolpito, Riegel, che se sembrerebbe odiare Nika, sembrerebbe che ci sia un qualcosa per cui debba detestare sta povera ragazza, e invece la realtà è molto più inquietante, stupida e squallida. Che dire, secondo me vince a mani basse la classifica del film più brutto che io e Gabby abbiamo mai più deciso di portare in queste live brutte, perché la direzione non esiste, le interpretazioni non esistono, non c'è un attore professionista, lei è una modella, mi pare, lui è un rapper, il biondo, che quando parla sembra tipo la centrifuga della lavatrice. Io ho dovuto mettere i sottotitoli solo esclusivamente per lui. La fotografia è fastidiosissima, la luce ancora di più, l'audio una merda, le musiche bombate al massimo a caso. E basta, direi che vi lascio parlare. Iniziamo da Gabri e poi da Manuel. Vai, Gabri. Ok, allora, fabbricante delle mie lacrime è stato questo film anche. Diciamo che allora, ho già detto tutto, non c'è un cazzo da dire, cioè, l'inizio, allora, è la cosa più strana che esista perché non si capisce neanche se siamo in Italia. Hai presente in quella pianura con le montagne, strada tutta dritta, non si capisce neanche dove siamo. Ambientati l'incidente più prevedibile da evitare del mondo, perché allora, arriva questo lupo, lei dice mamma c'è un lupo, poi la battuta dei lupi che sono cattivi e bla 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 per le favole, quella non la sto neanche a nominare. Poi l'incidente, questo camion 30-40 metri più in là, mentre il padre guarda il lupo, ma esiste la visione periferica a casa mia, anche lì, va bene. Incidente a caso, la figlia che non si sa come è sopravvissuta sbalzata fuori dalla macchina senza un graffio. Anche lì, va bene. Lui che il protagonista sembra un incrocio tra Marilyn Manson, Edward Cullen, Christian Grey e quell'altro di After. Non saprei, un film bruttissimo, Giovanna. C'è altro da dire? Lei che non lo so, io ecco una cosa che voglio dire di questo film. In un periodo dove siamo adesso, che purtroppo esistono anche violenze sulle donne in Italia, soprattutto, questo è un periodo un po' particolare, un periodo, tra virgolette,
storico, perché quante volte sentiamo al telegiornale che ci sono violenze sulle ragazzine, violenze sulle donne, così, e mi vanno a glorificare un personaggio del genere, come tra l'altro come anche il secondo del film, che poi andremo a dire più avanti, che è anche peggio di come si chiama il protagonista, che non mi è rimasto impresso il nome. Richel, vabbè, l'Edward Cullen dei poveri. Comunque, mi sembra una cosa molto diseducativa questo film, soprattutto glorificare due personaggi così, tra l'altro. Sono due pazzi furiosi. Ma... Allora, io... Apri il microfono. Allora, premettendo che io personalmente, prima di guardare il sottotesto, guardo comunque la tecnica del film, che è inesistente. Non c'ha un'idea registica, manco per sbaglio, veramente. Non sappiamo quando cavolo sia ambientato sto film, perché sembra l'America degli anni 30, ma poi, porca miseria, usano gli smartphone. E io qua vorrei pure soffermarmi sul fatto di, cioè, in un asilo, dei giorni nostri, in un asilo, in un orfanotrofio, dei giorni nostri, ci sono tali abusi, al giorno d'oggi tu fai così a un bambino, tempo 30 secondi, FBI, open up, cioè non si capisce sta cosa, già il pretesto è idiota. La recitazione non ne voglio manco parlare, perché voi lo conoscete Lorenzo Battiston? Sì. Lui ha fatto un monologo fondamentalmente, non mi ricordo che programma, del morbo dell'attore che parla come un termosifone sfiatato. È questo il problema, perché se portassero la voce si capirebbe che sono dei cani, il problema è proprio quello. E sussurrano, non si capisce niente, porca miseria, proprio non si capisce nulla. La fotografia sembra tutta rarefatta, come se fosse onirica. Poi il titolo più sbagliato della storia dei titoli sbagliati, perché uno approccia al fabbricante di lacrime e pensa un fantasy. No, non è un fantasy. È un Twilight fatto male, ma male, che male proprio. Ma quello che mi sta proprio più sul cavolo di questo film, oltre al sottotesto comunque, che magari ci arriverò un po' più tardi, oltre comunque al lessico che utilizzano con Giovanni, ne ho parlato dicendo non toccarmi con questa casualità, spiegatemi cosa significa, cioè uno che ti tocca con casualità, come ho detto a Giova, è uno che sull'autobus te lo appoggia per sbaglio, quella è una casualità, cioè non toccarmi con questa casualità. E poi trovatemi dei bambini in tutto il cavolo di mondo, a meno che non siano allevati da Umberto Eco e Baudelaire, che si esprimono in quel modo, con quegli artifici, con questa sorta di cose per far sembrare che siete più intelligenti. No, siete fastidiosi, punto, siete solo fastidiosi. Ma poi, cioè, le cavolate che ho sentito, cioè, tipo ad esempio, mi conservo il coso del gelato per steccare le ali rotte degli uccelli, ma quando mai si è vista una persona che fa una roba simile? Io non l'ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita. Ma il personaggio di Richel, rincoglionito, come lo chiamo io, è un personaggio totalmente negativo, cioè totalmente negativo. Sempre lo stereotipo di cui la letteratura che viene propinata alle ragazzine, fondamentalmente a quel target 13-17 anni, credo più o meno, perché una volta che secondo me tu superi la fase anale di Freud, capisci che tutto quello che è in quelle cose è soltanto che spazzatura. Ma questo è violento, è psicolabile, fa il bello e tenebroso, quando bello non so effettivamente, cioè poi vabbè, dipende dai gusti delle ragazze, io sono etero quindi non lo so dire, però mi dovete spiegare la motivazione, io non l'ho capita raga, la motivazione per la quale lui è così. Non viene mai detto per tutto il film che qualcuno gli ha inculcato l'idea che lui sia il cattivo della fiaba. No, porca miseria, questo si alza ogni giorno col culo girato. Non c'è un'altra spiegazione, appunto, non te lo spiegano mai. Solo alla fine dicono che c'ha una malattia, cioè, ok, una malattia. E un ragazzo con una malattia rara viene
viene praticamente abbandonato in un orfanotrofio del niente, senza staff medico, senza niente, senza cure, senza attenzioni. Sopra, se, lasciando perdere questo, voglio riprendere un momento il discorso che stava facendo. Cioè, allora, e prima di commentare a Katsum Kani, come voglio dire effettivamente, non è mister ci ho avuto una vita bellissima che parla, ma è mister che ci avrebbe tutti i cavolo di motivi per fare il bello e il tenebroso, perché ne ho passati di casini nella mia fottutissima vita e solo ultimamente, grazie a determinate cose, sono riuscito a vedere che oltre effettivamente a quello che mi ero messo in testa su di me c'era dell'altro. Quindi il discorso qual è? Che nonostante io avessi tutte le cavolo di motivazioni per avere il cazzo girato e comportarmi come un coglione abusante, io che cosa facevo semplicemente? Io che cosa avrei voluto per la mia adolescenza? Un cavolo di abbraccio. Punto. Non mando via le persone per una non si sa quale motivazione. Quindi spiegatemi un attimo. Se propiniamo questo standard alle giovani menti, spiegatemi per un istante, queste si andranno per forza a trovare qualcuno che è abusante, che è bello e tenebroso, ma e che gli resteranno poi? Lividi in faccia? Pianti? Lacrime? Altro gli resterà? Nulla, assolutamente niente. Quindi questo è un altro discorso, e certi stereotipi andrebbero accantonati, per me, proprio andrebbero proprio accantonati, perché per me non funzionavano nemmeno quando c'era Twilight, non funzionavano manco con 50 sfumature lì che lasciamo perdere, però è proprio questo il discorso. Pure l'altro personaggio lì, come si chiama, Lionel, cioè, ma mi spiegate, perché cioè questa cioè, ha a che fare con due ragazzi in tutta la sua vita, uno è un maledetto abusante sigolabile che non fa altro che dire no vai via però rimani qua, no vai via però rimani qua, e che l'altro prova a violentare. Proprio, cioè, abbiamo due metodi di rappresentare il genere maschile molto positivi, e in perfetta sindrome da croce rossina lei che fa? Me lo cambierò io. Non è così. Esistono persone a questo cavolo di mondo che ti sanno far apprezzare la parte bella di te, porca miseria. E ripeto, io soltanto in tempi recenti ho internalizzato questo concetto, ma non mi sono mai comportato come un deficiente. Quindi queste cose, oltre che tossiche, stupide, non hanno manco attinenza con la realtà. Manuel, io ti ho chiesto perché lui si comporta così, non lo spiegano. In realtà una minima spiegazione verso metà film, anche meno, ce la danno sul perché lui fa così. E indovina qual è? Sono innamorato di lei, quindi la tratto male. Lo dicono, eh? Lui si comporta male con lei perché è innamorato e quindi vuole... di base vuole chiamarsela, quindi la tratta male. Ecco, anche qui, una spiegazione giustissima. Gabri, non è quello il discorso. Cioè, il discorso che ho fatto io inerente a quello è come mai lui si è così tanto convinto di essere oscuro, di essere una persona cattiva. Cioè, come cavolo, ma non è severo ma giusto, ah sì, cioè, come cavolo si è lui convinto di essere oscuro, di avere l'oscurità dentro? Chi te l'ha inculcata questa mentalità, porca miseria? Cioè tu mi vorresti dire che tu per tutta la vita sei cresciuto che era l'unico ragazzino trattato bene in quell'orfanotrofio, l'unico effettivamente, e però tu sei convinto di essere sbagliato, di essere oscuro. No, non è quello il discorso, semplicemente devi propinarti sta stronzata del bello e dannato che non va più, porca miseria, perché al giorno d'oggi ci sono altre cose che andrebbero intellettualizzate e non certo propinarti stereotipi del cavolo. Poi non parliamo della recitazione, perché veramente, cioè, io quando faccio i lapidari recito 3 volte meglio, ma 3 volte è di poco. Confermo. Allora, io direi di passare... Cioè, allora, questo è un film di merda, su questo non c'è dubbio, non si salva niente, però secondo me ci ha dato l'opportunità di dire quanto questo sia sbagliato. Perché mi tremo solo all'idea che una ragazzina possa vedere questo film e pensare che quello che sta vedendo sia effettivamente romantico o in qualche modo qualcosa che lei vuole nella sua vita. Perciò io passerei direttamente a parlare della cosa più, tra virgolette, importante, ovvero la scena dello stupro, perché io non ho mai visto niente di più
aberrante in tutta la mia vita. Per capirci, è la scena quella in cui lei viene quasi stuprata da Lionel, perché a un certo punto questo sbrocca e Rigel dal nulla, che se ne stava levando dal cazzo, invece dal nulla decide di tornare indietro e la salva. Questa ha appena subito un tentato di stupro. E cosa gli autori hanno deciso di far vedere? Loro due che chiamano. E botto, senza senso. C'erano l'autore e Boris dietro di me. Così. Cioè, questa dovrebbe essere giustamente traumatizzata, ma invece hanno pensato che fosse molto bello e romantico farli chiavare in classe. Tutto questo, tutto questo è delirante. Vai Gabri, scusa. No, scusa, ho premuto io male il pulsante, volevo premere un'altra cosa, continua. Volevo premere. Ok. No, semplicemente per sbagliare. Perché poi Netflix, nella pagina loro Instagram, hanno anche avuto il coraggio di mettere un fotogramma di quella scena lì dove sono appoggiati sul banco, lui ovviamente a petto nudo, perché l'unico senso che ci sia sto ragazzo che non sa recitare e credo neanche cantare, non andrò a verificare, è perché c'ha l'addominale scolpito, con sottoscritto come commento: wow, la temperatura si alza. Ma Cristo di Dio, quella è una scena che non dovrebbe manco esistere, e questi stessi, quelli di Netflix, addirittura la vogliono evidenziare nella loro pagina Netflix quando pubblicizzano delle serie. E grazie a Dio la stragrande maggioranza dei commenti hanno fatto notare a Netflix che questa cosa è assolutamente degradante per qualsiasi essere vivente, però purtroppo su ogni 10 commenti negativi ho notato invece gente che diceva che tutto sommato il film è bello, ma cosa avete da rompere il cazzo? È una storia romantica. E io volevo anche rispondere, ma io penso che questi abbiano visto 3 film nella loro vita, di cui di sicuro l'altro è After o Twilight. Perciò ho deciso di non scrivere niente, però sono abbastanza terrorizzata da quelli che invece lo salvano come film bello da guardare, perché se poi per curiosità vado a vedere i profili, sono proprio ragazzine. Tremo. Gabri. Ma ripeto, per me questo film, se vuole mandare un messaggio, diciamo, d'amore alle ragazzine, anche ai ragazzini, che questo è vero amore, essere tipo abusante così, no, non va bene. Poi la recitazione, come avete detto voi, lui non è neanche che recita, lui parla così. Tra l'altro, cioè, io davvero a un certo punto dovevo mettere i sottotitoli con lui, ma poi non c'è neanche mezzo dialogo realistico, perché ogni volta che questi due si incontrano, a parte quando lui le strappa la rosa di mano, non fanno altro che ciao, alitarsi in faccia, così, dire cose che non hanno neanche un minimo di realismo. Poi anche la scena della violenza, incredibile, questa sta per essere violentata, ma poi arriva quello che la salva, bla bla bla, cose molto all'americana già riviste, secondo me, molto da film all'americana, che molte di quelle scene che ho visto poi sono anche scopiazzate, se ci avete fatto caso, alcune delle scene che ho, soprattutto quella del che io chiamo la Hogwarts dei pervertiti, quella specie di, come si chiama, casa, un orfanotrofio, è la Hogwarts dei pervertiti, quella scena di lei che viene legata nelle catacombe con la preside, professoressa, quel cavolo che la rinchiude, lei è tutta legata, è una citazione a Dark Hall, non mi ricordo bene il nome, dove succedeva più o meno la stessa cosa. Io ci ho visto una grandissima citazione, perché anche in quel film la bambina veniva legata, anche un altro bambino veniva legato in quel modo con la tipa che gli chiudeva la porta, venivano puniti ogni 2x3 per ogni minima cavolata. Secondo me hanno ripreso qualche scena da lì. Per molte altre citazioni poi ci sono state, ma non sto neanche a nominarle perché le hanno rifatte veramente malissimo. Manuel? Allora. Gabri. Okay. Sì? No, trovo. Ah, giusto. Bisogna risolvere questo problema. Allora, cioè,
Io sinceramente non ho captato citazioni a nulla, tranne una mi è venuta in mente a Matilda Semitica, mo mentre Gabri diceva sta cavolata che mettevano nello strozzatoio, effettivamente, ma quella è soltanto per fare un po' della sottile ironia. Ma allora, cioè, la cosa aberrante, comunque, aberrante di tutto sto concetto, cioè, allora, in qualsiasi, allora, poi dice è stato messo lì perché c'ha l'addominale scolpito, perché è figo, andate ad una cavolo di accademia di arte, di teatro, di quello che vi pare, uno che c'ha l'addominale magari lo trovate, e magari che uno quando parla non parla come un termosifone sfiatato, e che soprattutto non fa sentire così tanto la regionalità, porca miseria, cioè ma di che stiamo a parlare? Ma quale favola il lupo si mette con protagonista? Ma come cazzo parli? Ma un po' di dizione, un po' d'articolazione, cioè, ma sul serio? Cioè, tu ci fai pure il cantante, ci fai, io mi sparo nei timpani piuttosto che senti una canzone tua, ma lasciamo perdere quest'altro discorso. La scena dello stupro, cioè, come sarebbe dovuta andare comunque? Cioè, tra l'altro hanno anche messo, tra virgolette, a giustificazione l'utilità della violenza di Ringel, perché comunque alla fine lui arriva e gli spacca il beretano, senza contare il fatto che a me qualcuno mi deve dire questo è stato tutta la vita in un orfanotrofio, mi devono spiegare dove ha imparato a far botte, dove si è fatto quel fisico, dove, spiegatemelo. Probabilmente questo, oltre a suonare al piano, faceva le flessioni sul cazzo, non lo so, non lo so, forse qualcosa faceva, uno sta là nell'orfanotrofio, si rompe i coglioni, dice vabbè, famo due flessioni, potrebbe essere. Cioè, però come sarebbe dovuto andare nella realtà? Cioè, in una situazione reale, questo arriva, spacca la faccia allo stupratore, ma no, spacca la faccia in maniera tranquilla, cioè veramente, gli spacchi la faccia, lo lasci per terra in un lago di sangue, chiami la polizia, mentre ti avvicini all'altra persona traumatizzata, l'abbracci e dici come stai? No, che questi due si mettono a chiavare subito, ma che discorso è? Cioè, effettivamente, cioè questi ci mettono 20 anni per capire che vogliono scopare, e quando lo vanno a fare, dopo il tentativo di stupro, perfettamente normale. Perfettamente normale. Non dimentichiamoci che hanno 16 anni. Gli attori si vede che hanno 25 anni, ma ne hanno 16 personaggi. Ne hanno 16. Tra l'altro, cioè, vabbè, non è tanto questo il discorso, però, cioè, queste dinamiche veramente sono effettivamente tossiche, spingono le persone veramente ad avere degli atteggiamenti stupidi, a non rispettare le scelte di un'altra persona, a non concedere tempo, a non concedere spazio, a non dare ascolto effettivamente, a trovare ostinatamente qualcuno semplicemente perché ti sei fissata su uno stereotipo, quando in realtà quello che tu dovresti cercare è cercare qualcuno che ti apprezzi, che ti riconosca il tuo valore, non che ogni tre si dimostri contemporaneamente affettuoso, psicopatico, violento e testa di... Cioè, non è questo il discorso. Cioè, è proprio questa la cosa che a me mi fa incazzare. E soprattutto, raga, sto romanzo è italiano, il film è di produzione italiana, noi siamo rappresentati così nel mondo, cioè dopo pizza, spaghetti, mandolino, arriveremo a pizza, spaghetti, mandolino, psicopatico. Cioè, questo è il discorso. Spiegatemi voi, cioè, se io devo essere felice di una roba del genere, e l'ho detto pure svariate volte, l'ho detto anche su altri medium, che comunque in Italia siamo pieni di registi che con due lire fanno capolavori, e però Netflix va a produrre sta monnezza che, oltre a essere fatta male, dà proprio, è negativa, è piena di cose negative. Ora non voglio fare, cioè, Giova, Gabri, me conoscete, io col politicamente corretto ce faccio a botte, me ne sbatto tranquillamente di quello che dico, perché comunque io so dell'idea che io rispondo in prima persona di quello che dico. Se la persona davanti a me ha l'intelligenza per capire che posso fare delle iperboli o del sarcasmo comunque per far ridere, è un conto, ma avere a che fare con una roba del genere, oltre che pericoloso, è anche stupido, perché non educhi nessuno effettivamente all'affettività, al rispetto, all'emozione, punto. Allora, e poi Fracchio ci fa notare che non rinnovano serie TV 10.000 volte più belle di sta cringiata, sono perfettamente, perfettamente d'accordo. Ma perché fondamentalmente a Netflix c'hanno non lo so, probabilmente fanno a morra cinese per decidere a chi dà i soldi. Oh, è arrivato Cronenberg con la sceneggiatura di Crime of the Future? No. Oh, è arrivato Scorsese? No. Oh, è arrivata questa col fabbricante dell'acqua? Cioè, bellissimo, capolavoro. Che cavolo?
combinate, veramente. Cioè, io, se ci sarà, cioè, a parte il fatto che comunque voglio farmi anche portavoce di una categoria che rappresento, tra virgolette, cioè quella dei bravi ragazzi, porca no, miseria, sì. Niente. No, dico, se alla finita. Dico, se continuiamo così, se continuiamo, porca miseria, tutti i bravi ragazzi saranno costretti a comportarsi come stronzi, saranno costretti. Cioè, non bastava lo stereotipo propinato da tanto tempo alle ragazze piacciono gli stronzi. No, cioè, già sta cosa non funziona, non funzionava e non è giusto. Bisogna avere affettività, rispetto ed educazione, punto. E questo film manda a fanculo tutte e tre queste cose. Allora, effettivamente ci fanno notare che ultimamente Netflix sta portando solo aborti, infatti dopo questo film abbiamo sempre un altro aborto di Netflix, però faccio finire, Gabri, volevi aggiungere qualcosa? Guarda, penso che Manuel abbia già detto tutto su questo argomento, però se devo trovare, sinceramente sono andato con la lente di ingrandimento a trovare un punto positivo in sto film, davvero, che tra l'altro non è neanche approfondito, perché se ci fate caso, allora, approfondiscono solo i due protagonisti, la loro storia, il loro modo di fare, i loro dialoghi, quello che è, fanno con loro. Ci sono però anche gli altri personaggi, quelli secondari, che, allora, ripeto, non si sa se ci troviamo in Italia, se ci troviamo in Inghilterra, in America, non si sa. Quando lei entra in a scuola, nella nuova scuola, arriva l'amica, quella lì che chiacchiera sempre, quella con gli occhiali, che si chiama Billy, ok? E io, tra lei e la sua amica, sapete chi ci ho visto? La versione stupida di Mercoledì e di Enid. Sono l'unico che ha avuto questa impressione? Ma Manuel, No, il fatto è che qua non c'è niente di originale, è tutto già visto, è tutto già sentito. E anche fuori tempo massimo, perché questa cosa forse, spero, aveva presa nel periodo Twilight e primo After, perché io spero con tutto il cuore, ripeto, che una ragazzina che vede oggi questa cosa, su, come hai detto tu, in questo periodo storico in cui c'è attenzione sul femminicidio e sulle violenze sulle donne, che capisca che quello che sta guardando è sbagliato. Oltre a quelle tre stronze che ho trovate sotto i commenti della pagina di Netflix, che avranno un problema mentale, me lo auguro, che abbiano qualche problema, perché non puoi vedere questa cosa e pensare che bello, lo voglio anch'io. Comunque, ho capito dove vuoi arrivare, la coppia, le due ragazze che trattano questo tema, che non dico che potesse essere particolarmente interessante, però anche lì è buttato tutto lì a cazzo, questo, no, fondamentalmente. Sì, le due che diventano le sue amiche, quella lì mezza dark che non parla quasi mai, la sua amica con gli occhiali che si chiama Billy, vabbè, anche lì io ovviamente vado a giudicare i personaggi e quello che fanno, però per esempio anche loro sembrava che dovessero fare qualcosa con questi due personaggi, gli fanno questa love story, com'era? Nel film dicono che c'è un giorno che gli dai le rose agli amanti negli armadietti, com'era? Garden Day. Sì, quello. Anche questa cosa che lei scopre che in realtà era l'amica, che era omosessuale, che gli dà la rosa così, non verrà mai approfondito. Io volevo vedere, non che mi aspettassi chissà che, arrivato a metà film le mie aspettative erano sotto i piedi, però potevano approfondire almeno i personaggi secondari, no, neanche quello, cioè tutto concentrato sui protagonisti che parlano così, non fanno altro che mandare messaggi sbagliati e basta. Film... Aspetta, Manuel. Dico che poi nemmeno sono approfonditi più di tanto, perché da protagonista che potevo dire, a parte la sindrome della Croce Rossina e essere infogliata coi belli e tenebrosi, che quali altre caratteristiche ha? Che gli piacciono gli animali? E l'altro Ringel rincoglionito, che caratteristica c'ha? Che sente l'oscurità dentro di sé, non si sa nient'altro e non sa che cosa sta combinando questo di quell'altro, che... Ma, cioè, non sono manco personaggi tagliati con l'accetta, sono personaggi che hanno la caratterizzazione di questo un pacchetto di sigarette, cioè questo c'ha molto più senso, se non altro c'ha molto più storia di quello che c'hanno da raccontare loro. Cioè, quindi
che devo dire, ma poi pure la storia del fabbricante di lacrime, cioè anzi l'ho messa a cazzo di cane, perché cioè il fabbricante di lacrime che è stafiata su sto tizio, cioè su sto tizio che produce delle lacrime di cristallo che pianta negli occhi di chi non prova emozioni, ma che è? Porca miseria, sembra un incrocio tra una fiaba d'arca e un incubo di Lovecraft, sto fabbricante di lacrime, e porca miseria, non serve a niente, no, lui era il mio fabbricante di lacrime, no, lui è semplicemente la cosa da cui devi scappare se tu avessi un briciolo di cervello, punto, questo devi fare. Poi c'è chi mi ha detto che il libro, vabbè, vabbè. Poi vorrei soffermarmi anche su una cosa che succede verso il finale, che io penso chi ha scritto questa cosa, cioè non abbia idea di come funziona non essere parenti o essere parenti, perché nella scena del ponte, quando arriva il micio, come si chiama, quello che ha il nome di un gatto, come si chiama? Sì, lui. Quando lui arriva sul ponte, fa tutta quella predica, io vi sputano davanti a tutti, dico che voi state insieme, ma siete fratelli. No, loro tecnicamente non sono davvero fratelli di sangue, cioè non è propriamente un incesto questo, anche quella a me mi è sembrata una cosa un po' stupida da dire. Cioè, cosa sarebbe andato a dire? Che due fratelli non di sangue stanno insieme? Io penso che questa cosa sia stata volutamente inserita per conferire ancora più schifosità al personaggio, a sto personaggio qua, dice quello è uno che non è inclusivo, che non è niente, che si basa sui valori dell'Ottocento. Un potere a 10 km orari, è verissimo, porca miseria, andava pianissimo, cioè, ma poi questi si buttano dal ponte, un ponte in acqua, a parte il fatto che lui va giù, che nemmeno, non so, nemmeno ci avesse una palla di quelle che si davano nei carceri di massima sicurezza, cioè va giù così, ma poi giustificano che lui sta in coma perché sono caduti da un'altezza considerevole, non mi sembrava così alto il ponte, cioè sono stati 6-7 metri, io mi sono buttato da scogli molto più alti, ma vabbè, e lui va in coma e lei si salva perché lei ha attutito la caduta, cadendo in acqua, ha attutito pesa 30 kg. Cioè, ma cioè, allora, questi dovrebbero cercare di capire un attimo effettivamente che se io cado in un liquido, non in un solido effettivamente, non ho il contraccolpo così tanto potente, quindi pure se gli cadeva addosso comunque, non voglio far professore di fisica, ma comunque l'energia si sarebbe dissipata, non avrebbe avuto un contraccolpo, sì, si è suicidata la fisica effettivamente, quindi che cazzo attutisci? Cioè, cosa attutisci? Cioè, cosa? Cioè, una cosa giusta potevi fare, se lei si buttava da un palazzo, a tutti gliela caduta, appunto, non l'hai fatta. Che dì. Ragazzi, un'ultima cosa, dato che stiamo elencando le scene ridicole, poi Gabri ti lascio subito parlare, a me in realtà ha fatto tanto più ridere il processo. Perché, fino a quella scena lì avrei detto che il biondo, si chiama così il rapper che interpreta lui, era tra i due il peggiore a recitare, in assoluto. Però, non so, lei quando fa la ringa di mezz'ora, al rallentatore, sbiascicando, con questa cadenza, abbiamo perso Raven. Oh, ci sto, raga, tranquilli, devo solo via una cosa, devo via me. Praticamente... E poi allora fa questa cioè, all'inizio l'avvocatessa della difesa, quella contro che sta difendendo la Rottermeier della Lidl, sembra le stia facendo il pelo e contropelo, perché poi anche uno dei testimoni si tira indietro. Invece poi lei fa sta ringa sconclusionata al di fuori di ogni, cioè che per noi che sappiamo le cose successe ancora, ma pensa al giurato o gli altri che sta seguendo che smaronamento di palle che è, ma soprattutto questa qui finisce la ringa, che per quanto emozionante non è che decide qualcosa. Lei invece prende, esce da un'aula, come se tu potessi uscire da un'aula di tribunale quando cazzo ti pare, e con la più scordinata delle corse che io abbia mai visto nella mia vita, va da Rigel in coma a dirgli abbiamo vinto. Ma quando? Ma cosa? Ma che,
Ma che sta merda? Avete fatto caso alle domande che gli fa? Ma lei è vero che è innamorata dell'unico ragazzo che voleva tornare a casa sua, tornare dalla sua vera madre? Cosa cazzo ti frega? Hai finito il processo? Perché stiamo parlando di un processo per abusi. Così. Gabri, volevi dire? Sì, allora, quella della corsa più scoordinata mi è spiazzata, è bellissima questa cosa. Ma vogliamo parlare di quello che c'è dopo la corsa e dopo l'abbiamo vinto, che a meno che non abbia il numero del giudice che gli dice sì, ora avete vinto, non so come abbia fatto a saperlo questo. Però vogliamo parlare della scena dopo, dove loro sono ancora, tra l'altro, degli adolescenti, non sono invecchiati neanche di un anno e hanno già una figlia di sì e no 5 anni? Ecco, io mi sono chiesto, allora, la figlia l'hanno fatta mentre stavano cadendo dal ponte, l'hanno concepita in quel momento, perché hanno una figlia e quando questo rincoglionito si è svegliato, io mi sono chiesto. Cioè, ci hanno fatto uno stacco temporale dove non si sa cosa sarà successo. E tra l'altro, ripeto, i due protagonisti sono comunque rimasti così, non ci hanno pensato neanche a mettergli tipo un paio di rughette, i capelli messi in una maniera diversa, no, sono rimasti uguali. Ma che ti aspetti? Un po' di caratterizzazione, un po' di logicità, da qualcosa che la logica l'ha spanculata proprio. Cioè, ma poi soprattutto io mi chiedo ancora, cioè questo, quante cazzo di red flag ti servono per scappare da questo? Cioè, da paura in pio, cioè, non lo so, vuoi che questo torna a casa effettivamente con coltello tra i denti con quattro teste nella 24 ore, cioè che cosa altro ti serve per capire che questo è uno psicopatico e dovrebbe stare in un ospedale di cura? Boh. Ma poi anche Tiger, cosa, come si chiama quell'altro? In questi film dove mettono sempre il belloccio dark un po' cattivo che poi si rivela buono, di solito lo fanno, che mettono quello che è ancora peggio, ma in realtà quest'altro secondo me anche, cioè, questa qui, come hai detto te Manuel, è circondata da due pazzi, cioè quest'altro vabbè che andava in slow motion come se l'avesse pagato Snyder. Sì, volevo strappare un po' il cerotto, ma... No. Abbiamo dedicato 40 minuti a questo schifo, io direi che possiamo iniziare a concludere. Vi faccio l'ultima domanda e poi passiamo ad altro. La citazione più merdosa di questo capolavoro. Chi inizia? Gabri? Manuel, chi inizia? Va, comincio io. Guarda, tu lo sai qual è la mia preferita, non toccarmi con questa casualità. Io mi sono immaginato almeno 5 situazioni nelle quali questa frase manderebbe a fanculo tutto, non le posso dire tutte, però dirò le più divertenti. L'ultima, sei Beatrix Kiddo del film Kill Bill di Quentin Tarantino, stai cercando di imparare la tecnica dell'esplosione del cuore con la pressione delle 5 dita, a Bill non toccarvi con questa casualità, potrebbe essere. Oppure, come ho detto, quella sull'autobus, effettivamente uno te lo appoggia mentre vai sull'autobus e dice non toccarmi con questa casualità. Oppure uno che se lo tatua tranquillamente e mentre sta per essere lì con una ragazza scopre che sul pacco ci ha tatuato non toccarmi con questa casualità. Guarda, pure lì manderebbe a puttane tutto. E l'ultima che dico è l'esame della prostata, cioè un esame della prostata, non toccarmi con questa casualità. Chiudo. Gabri, la tua cheat merda preferita? Microfono. Credo che manterrà il silenzio radio perché non ne ho una. Ma no, ma non vi è quella. A me ha fatto quasi pisciare da ridere quando dice eravamo così,
Lui, io cielo e lui stelle. Io, lui cielo e ecco, forse mi fa ribrezzo quella lì che usa lui due o tre volte nel film del lupo, che ogni volta che questa entra in camera lui gli fa... Com'era, oddio, non hai paura che pretendi che la pecora entra nella camera del lupo e non la sbrani, così così, non lo so. Ma quella lì la usa, se no, tre o quattro volte lì, quella lì mi ha fatto abbastanza... Sì, oppure non me fermo. Dico che poi se ci hai pensato effettivamente è una scopiazzatura dalla citazione di Edward Cullen, e così il leone si innamorò dell'agnello. Che leone coglione, che agnello coglione, che leone pazzo e masochista. Già a me mi faceva cagare a suo tempo, ma c'aveva il senso, quello è un vampiro, è come se io mi innamorassi di una pizza alla diavola. Però ci può pure sta come discorso, qua c'ha proprio senso, quindi. Ma guarda, Manuel, è pieno di citazioni di questo senso il film, è stracolmo, perché è una scopiazzatura. È un'intera scopiazzatura questo film di citazioni a altri film americani, ovviamente. No, ma l'invettiva dopo, quando cominciamo a parlare di Star Processo, non ti preoccupare. Che... Esatto. In Italia altro che fare il fabbricante di lacrime, dobbiamo limitarci a fare il Don Matteo e che Dio ci aiuti. Fine. Non so. Io concluderei il capitolo fabbricante di lacrime. Ci siamo? Dico soltanto, Gabri, tu culo, io emorroidi. Sei contento? Va bene, dai, passiamo a Rebel Moon parte 2, la sfregiatrice. Relax, sta già male. Allora... Vabbè, Manuel, forza e coraggio. Faccio un piccolo riassunto della prima parte per chi si fosse dimenticato un'opera tanto... Allora, c'è in un cheat, in un... Relax, allora, in una galassia molto molto lontana, inizio delle cheat, c'è questo mondo madre... che è l'impero di Star Wars praticamente, che è governato con la repressione e la schiavitù da questi sovrani che vengono misteriosamente assassinati, la regina vengono misteriosamente assassinati, viene uccisa anche la figlia che ha l'incredibile potere di guarire uccelli e poi la reggenza viene passata a questo senatore Ballevarius, che ha un regime ancora più aggressivo e ancora più schiavista, e il film praticamente inizia con questo impero terribile, con questa nave da guerra guidata dall'ammiraglio, come cazzo si chiama, l'ammiraglio quello pazzo che urla sempre, che decide di propone inizialmente come patto, poi gli obbliga a prendere tutte le semenze di questo pianeta di coltivatori per sfamare l'esercito, e uccide anche il capovillaggio. Da lì si sveglia la nostra protagonista, la nostra eroina Cora, interpretata da Sofia Bautella, che decide di raggruppare altri eroi buoni per contrastare l'impero, e fondamentalmente nella seconda parte, in questa noiosissima seconda parte, abbiamo quella che è la battaglia. Allora, io non sono, l'ho già detto l'altra volta, io non sono una detrattrice in assoluto di Zack Snyder. Io da bambinetta, quando ho visto 300, mi sono emozionata. A me Watchmen non ha fatto cagare, anzi, penso che Army of the Dead sia anche un convincente film di intrattenimento, però questi Rebel Moon sono oggettivamente insalvabili, e la fotografia è... Vabbè, allora, ho usato orribile per il fabbricante di lacrime, la fotografia è fastidiosa, è diretta sempre da Zack Snyder, tra l'altro. Le musiche manco me le ricordo,
la storia è penosa, gli slow motion sono troppi, troppissimi. E quindi, considerando che Netflix gli ha dato 166 milioni a Zack Snyder, gli ha detto fai quello che vuoi, quello che vuoi di Zack Snyder è questa roba qui, io sono parecchio delusa. Manuel, prego. Posso? Certo. Allora, tutti sanno che io penso che prima o poi a Snyder gli arriverà qualche video mio, qualche cosa comunque, perché la crociata che io porto avanti contro questa pallida imitazione di un regista è centenaria. Quando Giova mi aveva parlato della live in questione, appunto, io già ho detto va bene, facciamo questo sacrificio. Poi ovviamente per amore della completezza ho detto va bene, vediamo se pure il fabbricante di lacrime, e già ero mezzo morto dentro, sono morto completamente col fabbricante di lacrime. Allora dunque, da dove comincio a insultare questo schifo? Tanto per cominciare, Snyder è famoso per non sapere come cazzo si dirige un film. Cioè, proprio zero. Il suo marchio di fabbrica sono i rallenti, tant'è che se te vedi il film a velocità 1.5 è come se te stai a vedere un film normale. Cioè, come schema ricorda molto la costruzione delle due torri, se ci pensate un attimo, perché c'è un enorme preambolo comunque alla battaglia, e la battaglia finale, solo che Snyder non è Peter Jackson e Rebel Moon non è il Signore degli Anelli, grazie a Dio. Quindi, qual è il discorso principale? Il film è orrendo. Assolutamente orrendo. Sembra che Snyder effettivamente non sappia né come si scrive, né come si dirige, né come si dà spessore a dei personaggi, perché si pulisce il deretano con la regola mostra non raccontare. Questi ogni 30 secondi si fermano e parlano del loro passato, pensando che una cosa così schifosa effettivamente possa conferire spessore a quei personaggi, quando in realtà stronca la narrazione. Metà film passata su gente che deve falciare il grano, una rottura di palle allucinante, con personaggi che più piatti non se ne può, cioè, scopiazzature continue e soprattutto, cioè, oltre che la fotografia inguardabile, ragazzi, questo ancora non ha imparato come si dirige. Quando Carpenter li chiamava lui, Bay e tanti altri fucking shooter, ossia fotografi, cioè, raga, cioè, guardate un attimo, ci sono in un minuto ci sono almeno 60 inquadrature diverse, boom, 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 tutta a sequenza, scavalcamenti di campo, la battaglia è confusionaria, non si capisce niente di quello che sta succedendo. Poi, cioè, scopiato palesemente a Star Wars, cioè, si dice che i maestri rubano, ma tu non hai avuto la capacità di rimaneggiare quello che hai rubato, perché sei incompetente, essendo incompetente non sai nascondere ciò che hai rubato. E poi io vorrei dire che comunque, cioè, la smettiamo di dare tutti sti soldi ad uno che non sa effettivamente quello che sta facendo, ma è solo contento e si fa le seghe a quattro mani quando si atteggia grande regista, quando in realtà è incompetente. Cioè, è un incompetente, non è che si può dire dire altro, perché 300 non si poteva vedere assolutamente, perché era un altro film che è di uno schifo allucinante, quel film con un messaggio che meglio che non ne parlo. Army of the Dead, io Snyder ce l'ho a morte con lui perché mi ha ammazzato Zombie di Romero con L'alba dei 100 metristi viventi, non ne parliamo. Watchmen, Alan Moore penso che si sparerebbe in testa, e Snyder, porca miseria, aveva detto vi ho salvato dai Terry Gilliam del mondo. Se avessi dato Watchmen a Terry Gilliam ti faceva un culo così, ma a scacchi te lo faceva il culo facendogli fa il film, perché l'avrebbe fatto molto meglio. Quindi questo c'ha piani fino a Rebel Moon parte 6, cioè non so se rendiamo conto. Io spero che arrivi qualcuno nella direzione di Netflix, gli dia una bastonata in capo a chi sta a prendere questa decisione e dice no, per cortesia fermaci, perché oltretutto, raga, c'è un film di azione così pesante io non l'ho mai visto. Cioè, è il primo, è paro paro al primo, con una struttura narrativa diversa, ma fondamentalmente non decolla mai. Raga, è
pesantissimo, non ha avuto gestione dei tempi narrativi, non ha avuto gestione dei personaggi, né delle scene di combattimento. Che si salva di sto film? Non si salva niente, non si salva nulla, ma manco per sbaglio. Quindi io mi chiedo perché continuano a farlo lavorare questo. A me qualcuno me lo deve spiegare, mi deve arrivare qualcuno, il CEO di Netflix deve venire davanti a me, io faccio fare film a Snyder perché puntini puntini puntini, a quel punto mi sto zitto. Però basta, Snyder, basta, tu facevi video musicali, torna a fare video musicali, il cinema lasciala ad altri, punto. Gabri. Beh, allora, a parte scherzare, io Snyder ho visto qualcosa, ma allora, quelli citati fino adesso, 300, io sinceramente i film con un ammasso di CGI in quel modo, cioè mi fanno venire proprio mal di testa. 300 io proprio l'ho interrotto appena iniziato. Watchmen, allora, Watchmen io dico da subito che mi è piaciuto un casino, ma perché? C'è un motivo, perché l'ho visto con una persona che per me era una persona molto importante, il primo film che ho visto insieme a lei prima che se ne andasse, quindi lo porto dentro quel film, Watchmen, mi piace per quello. Però guardando Rebel Moon, per esempio, allora, questo, se il primo non aveva niente, Rebel Moon, se il primo Rebel Moon non aveva niente, questo secondo ha meno di niente, perché... Allora, il primo film era concentrato su lei che doveva radunare questi tizi super forti che venivano da chissà dove, li radunava, andava a tappe, una tappa qui, una tappa là, senza spiegare manco se questi qui avevano 5 dita nei piedi, va bene, prendevano questi tizi, bene, li mettevano tutti insieme, la battaglia finale dove non facevano loro praticamente niente, bene. Qui ci troviamo il secondo film con loro che fanno la battaglia, che devono... Tra l'altro, ci avete notato la citazione, mi sembra, a Matrix con il generale, quello lì che era morto nel primo film, che poi ritorna tutto appeso ai fili, così. Ma è un film praticamente pieno di citazioni, c'è più scopiazzatura là degli Urukai, scopiazzature di Star Wars, scopiazzature del Signore degli Anelli, non è? Non ha praticamente niente di originale, anche lo slow motion ha... Lo slow motion è in slow motion. C'è un mal di testa continuo, cioè, questi non riescono a fare un combattimento senza rallentare. Cioè, queste sono un po' le cose che anche danno fastidio, mi danno anche fastidio agli occhi, mi fanno un mal di testa incredibile. Ma anche i personaggi, io sono rimasto abbastanza, diciamo, più o meno soddisfatto, perché... Se nel primo film non c'era un approfondimento così per niente, per il generale Titus gli hanno dato un pochettino di qualcosa, ma niente di che, ma tanto questo film è soltanto botte da orbi, battaglie scopiazzate da Star Wars. Tra l'altro c'è anche la cosa della nave madre che deve essere distrutta anche lì. Bello, copiare la Morte Nera col passaggio che faceva entrare nel... covo dove facevi saltare in aria la nave spaziale. Bene, mettiamola anche in questo film. Non ricordo bene che punto era, ma è praticamente la stessa cosa. Di loro che devono entrare all'interno con la protagonista che combatte con la pistola e quello con la spada laser. Va bene, anche lì. Non ha niente di suo questo film. È un copia e incolla. Infatti, volevo chiedervi. Stessa critica che è stata fatta a molti film di Quentin Tarantino. Qui stiamo parlando di citazioni, di omaggi o plagio? Chi vuole iniziare? Vado io, perché sta cosa mi è molto a cuore, mi è effettivamente. Allora, il discorso Tarantino copia, no, Tarantino omaggia, che è diverso, perché se voi andate a vedere nei film di Tarantino ci sono fior fior di citazioni a Lucio Fulci. Ad esempio, prima ho citato Kill Bill, in Kill Bill volume 1, quando lei ammazza quella che c'ha la palla, quella giapponesina, quella piccola vestita da studentessa, no? E lei gli dà una piantata qua, comunque, c'è una citazione che è para para a Paura nella città dei morti viventi di Fulci.
come lo fa anche Burton. Nei film di Burton, ad esempio in Sleepy Hollow, c'è un'inquadratura che è identica alla maschera del demonio di Mario Bava. Però quelli sono omaggi, non sono copiature. Se andiamo a vedere chi copia, ad esempio, faccio un esempio aulico, tra virgolette, prendete Akira Kurosawa e Sergio Leone. Sergio Leone ha visto Per qualche dollaro in più, Sergio Leone ha visto Yojimbo, La vendetta del samurai di Kurosawa, e ci ha rifatto Per qualche dollaro in più, fondamentalmente. Poi c'è stata una causa legale ed è stato, tra virgolette, riconosciuto come remake spurio, tra virgolette. Però se noi andassimo a considerare questo, non considereremo l'effettiva validità che ha la pellicola di Sergio Leone, nonostante sia scopiazzato dal film di Kurosawa. Quello è copiare, ma come dico, i veri artisti rubano, è così, perché raga, comunque, se sei un artista puoi prendere un'opera, la rimaneggi, la smembri, puoi anche metterci un po' di tempo per far capire che hai copiato effettivamente, ma il discorso è che Snyder non è che copia, lui è il classico pischello che prende, tra virgolette, di pacco le cose dal compagno di classe più bravo e le fa diverse per far vedere che anche lui sa fare cose, ma quando in realtà no. Non lo sai fa, te rendi solo ridicolo, te rendi, perché è evidente che la citazione c'è, è evidente che hai preso de pacco cose prese da altri. E me devo sentire di persone che a me mi dicono, ma Avatar c'ha una sceneggiatura così, è preso da Ida degli Alberi, è Pocahontas. Allora, partiamo dal presupposto che ogni volta che vado a vedere un film io valuto l'autore a priori. Vedo l'autore, quello che vuole fare. Se vado a vedere Avatar, mi aspetto uno spettacolo dal punto di vista estetico. Quindi, il problema è che la sceneggiatura può anche essere copiata, può anche avere spunto da determinate cose o può essere infarcita di omaggi, ma il punto è che l'estetica, la messa in scena, deve sopperire alla povertà delle idee. Quindi se tu non sopperisci alla povertà della sceneggiatura tramite un'estetica, tramite una regia, oltre che copiare, sei anche incapace. Quindi Tarantino omaggia, non copia. Sergio Leone ha copiato, tra virgolette, possiamo dirlo comunque, ma lui ha sopperito tramite la mancanza di una sceneggiatura diversa ad un'estetica, con un'estetica fantastica. Quindi questo è il discorso. Chi mi viene a fare il discorso di Tarantino o di altri registi che copiano, ma tutti copiano, tutto quello che tu vedi è derivativo da qualcos'altro, perché raga, Non so se vi siete accorti, cioè il cinema è pieno di scene prese de pacco ed è ovvio che Tarantino, Burton comunque vogliono citare quello che li ha resi quello che sono, ma è un omaggio, quello è un omaggio, l'altra è una copia, l'altra è una brutta copia fatta male perché sei incapace. Gabri, vuoi aggiungere? Idem, Manuel, hai detto tutto te praticamente, confermo ogni cosa che hai detto, c'è altro da dire, cioè. Va bene, ma pensavo che Gabri ci tenesse a parlare della citazione che abbiamo detto Matrix, abbiamo detto Star Wars. Sì, delle citazioni io non ho viste, citazioni che ha Sargentini, ce ne sono veramente troppe, cioè anche, per esempio, nel primo film, quando compare anche la tipa con le spade laser. Cioè, tra l'altro, spade laser che, non lo so, dovrebbero rappresentare qualcosa, dovrebbero essere armi specifiche, perché in Star Wars le spade laser erano per uno specifico tipo di guerriero. Qui ce l'hanno praticamente tutti, ma un po' diverse, scopiazzate. Quello con la spada laser blu di questo secondo film. Io lì, mi sembrava... non lo so, mi sembrava un Jedi dopato che non lo so, non è un granché. Poi ci sono anche le citazioni agli come Manuel? Discorso sulle spade laser. Cioè lì è stato
Ok, lì è stato un discorso che non so effettivamente quanto sia, che è stato poi ampliato in seguito comunque perché con i vari medium trasversali, non so quanto fosse nei piani di George Lucas comunque, ma lui aveva creato quell'arma per caratterizzare proprio gli Jedi, cioè era quello, poi è stata, poi man mano hanno messo il cristallo comunque dentro, il fatto che alcune già vedete la spada di Kylo Ren nella trilogia nuova è più instabile perché lui ci ha aggiunto quell'elsa che sembra una diciamo la spada di un cavaliere medievale, sembra una claymore per dite, e quindi è più instabile, ma queste cose vengono mostrate, non raccontate, ci puoi arrivare tu. Là il discorso è che Snyder ha preso qualcosa che c'era e ha detto ce la voglio infilare perché fa figo, punto. Non c'è da stare a ragionare molto più che altro. Tra l'altro vi do anche un'altra simpatica notizia che a me ha fatto pensare, ma come? Forse l'avete già sentito perché Snyder l'ha detto in svariate interviste, ma l'universo di Army of the Dead sarebbe lo stesso universo di questo Rebel Moon 2. E sembra che in qualche modo... Dimmi Gabri, dimmi. No, ora ti faccio continuare. Che questa cosa di Snyder che ha creato, diciamo, questi collegamenti, c'è anche purtroppo, come avevamo già accennato una volta, che lui voleva creare questa saga, questo Rebel Moon come un Elseworld, per poi metterlo nell'universo anche di Star Wars. Sì, quanto siamo felici che la Disney l'abbia mandato a cagare, tantissimo. Ah, incredibilmente felici, perché comunque... cioè, perché fa figo parlare di universi condivisi, cioè vedi, no, non è un autore originale, fa figo, fa l'universo condiviso, ah figo, faccio l'universo condiviso. Cioè, no, e poi no, porca miseria, no, cioè, basta effettivamente, non ne posso più di sentire ste cavolate che semplicemente lui utilizza per gonfiarsi l'ego, e non riesco a capire perché ci stanno persone che l'hanno salvato sto film, ma come li vedete i film fatti di acido? Cioè, non lo so, cioè, non me lo riesco a spiegare, ma poi scusa, Giova, cioè, tu hai detto che Army of the Dead ti è piaciuto, hai detto questo, no? Ho detto che lo trovo un buon film da intrattenimento, piaciuto un'altra cosa. La sufficienza gliela do. Lasciamo stare perché è uno dei il filone degli zombie movie è qualcosa che a me è molto caro. Io ve lo dico, la notte dormo con un santino di Giorgio Romero sotto al cuscino, quindi io non riesco a capire, cioè prima ha fatto Army of the Dead e io l'ho visto perché cioè, tra l'altro è uscito dopo che Bautista aveva fatto delle dichiarazioni, io voglio fare film più impegnati e non solo cinecomic, bene, vai a fare il film con Snyder, vai, cioè, proprio, mamma mia, veramente, ma cioè cerca di infilare dei sottotesti politici all'interno come quelli che so rinchiusi lì e passano solo chi gli pare perché c'hai la febbre, potessi essere infetto, loro che vanno dentro cioè e scambiano con gli zombie, oddio mio veramente, ma io dico ma che cosa ho visto, cioè non c'è niente che si salva manco in Army of the Dead e poi ci ha fatto Army of Thieves che non ho visto, non l'ha diretto lui però non l'ha diretto lui? No, è una sua idea, ma non l'ha diretta un altro. Va bene, non la vedrò comunque perché è una sua idea. Cioè, non mi interessa proprio, guarda, io mi vedo praticamente questi surrogati di autosuppliziamento, vabbè, di autosupplizio semplicemente perché ci devo fare live con voi, perché altrimenti il mio cardiologo, il mio neurologo, gli altri miei medici non potrebbero pagarci le barche e le case quest'estate, credo, e penso che siete in combutta con loro, perché a me piace di travasi debile. Cioè, che cosa serve questi, cioè, ma anche volendo, no? Anche volendo incastrare un universo fantascientifico con un universo di zombie, a che serve? A che cosa serve? Gabri? Poi Manu, allora anche questa cosa degli universi condivisi
sappi che se hanno intenzione di farlo, allora io in quest'ultimo periodo sto rivalutando molto questa storia degli universi condivisi, come tante altre persone appassionate, diciamo, di cinema che sono state dietro, per esempio, alla Marvel in tutti questi anni. Se dovessero fare questa... Hai già alzato gli occhi al cielo. Cioè, io. No, vabbè, se dovesse, diciamo, fare questa cosa degli universi condivisi, io penso che si monterebbero la testa per niente, perché guarda tutti i problemi che sta avendo, per esempio, anche Marvel Studios negli ultimi mesi, negli ultimi anni, che figurati, ormai la loro immagine è quasi sotto i piedi ormai. Secondo me, se unissero tutti questi film, Snyder, con cosa voleva fare il crossover, avete detto? Army of the Dead, che non... sono due universi completamente. Se dovesse fare una cosa del genere, non so quanto durerebbe, non so neanche quanto durerebbe o quanti flop faranno, perché ormai gli universi condivisi li abbiamo avuti per 12 anni, basta, non gliene frega più un cazzo a nessuno, secondo me. Guarda, io ho smesso di seguire la Marvel dopo Endgame e non mi sono più visto nient'altro se non Guardiani della Galassia, perché è The Gun, e qualcos'altro comunque ho visto, però già aveva stuccato sta cosa, perché comunque, cioè, il fatto di dover andare al cinema e presupporre che lo spettatore debba conoscere a priori almeno 30 film iniziali per capirci qualcosa è qualcosa che a me dà un po' fastidio, però posso capire che ci sono persone che potrebbero apprezzare questa cosa, ma come posso capire che questa tendenza abbia un po' stuccato col reiterare queste dinamiche narrative che un po' comunque rompono le scatole. Però, cioè, al di là di questo, cioè, a me, a parte il fatto che pure Spider-Man, l'ultimo, quelli dove ci stanno tutti e tre, proprio lo prenderei, lo frullerei dalla finestra, proprio non esistono più, ma la bobina originale del film, perché non si può vedere. Ma il fatto cioè, io vorrei capire, ok, vabbè, vi piacciono gli universi condivisi, va bene, volete giocare a chi ce l'ha più grosso, a chi riesce a incastrare tutti questi universi insieme, va bene, fate come cavolo vi pare, ma spiegatemi almeno come fai ad incastrare un universo che è reale, come il nostro, solo che c'è sta un'arma batteriologica con i zombie, che parte dei zombie sono normali, quell'altro sono centometristi perché sono scappati dall'alba dei centometristi viventi, ok, come fai a incastrare un universo del genere con un universo fantascientifico? Non lo riesco a capire. Lo vuole fare semplicemente perché vuole far figo, ma non sei figo, punto. Ma vedrai che se succederà se la caveranno sicuramente con la trollata solita che sono universi, diciamo, un po' come si può definire l'universo di Rebel Moon? Futuristici, hanno la tecnologia, cose così, hanno la magia, cazzi e mazzi, se la sbrigheranno così, perché ormai le uniche spiegazioni che danno per questi universi sono queste, eh. Fateci caso. C'è una spiegazione che può andare bene per il casual watcher che non ha, diciamo, tra virgolette, un palato più fine, o per il padre di famiglia che ha 7 figli e porta i ragazzini a vedere qualcosa che assomiglia lontanamente a Star Wars per non sentirli tutti i giorni trapanagli il cervello con richieste impossibili. Può servire su questo, ma a che altro serve? Cioè, a parte che comunque io, guarda, ripeto, dovresti spiegare le cose mostrandole, non facendo pipponi della Madonna, ma a che, cioè, dove cavolo sarri? Cioè, non è proprio quello il punto, mi dice, ma perché? Cioè, Snyder, non li sai fare i film, tu non sai gestire una pellicola, figurati se sai gestire un universo condiviso. Cioè, Kevin Feige l'ha fatto e ci ha messo 20 anni per costruire delle cose fatte bene, e comunque era il trend in crescita, comunque, che a Marvel stava a spiazzare tutto, ma raga, non è un giorno che ci stanno gli universi condivisi nel cinema, già coi codici della Hammer, Dracula contro l'uomo lupo, la mummia contro l'uomo invisibile, questo contro quest'altro, cioè, ci stanno da un po', però erano comunque cose che tu potevi fruire senza avere la conoscenza di tutto quello che c'era a priori. Ma al giorno d'oggi io, per andare a vedere un film da Marvel, mi devo essere fatta almeno 3 settimane chiuso in casa a recuperare tutto quanto, incluse le serie TV, perché altrimenti ci capisco un'acca. E Mo Snyder si permette addirittura di avere la presunzione di incastrare Army of the Dead e Star Wars, ma
che cosa ti fumi? Un misto di noce moscata e di sgorgante per i tubi? Veramente? Buono, cioè, spiega. Buono. Diciamo che la Marvel, loro e Manuel sono stati non i primi, per carità, perché tu hai citato anche altri film dove sono universi un po' condivisi, però loro hanno lanciato un pochettino questa moda, l'hanno lanciata loro di base. Dopo hanno cercato un po' tutti di, perché se ci pensi, tralasciando quello che è venuto dopo, Avengers Endgame è stato un successone, è stato qualcosa alla fine di 20 anni, e l'hanno fatto bene perché era qualcosa che la gente si aspettava, perché era già stava già esistendo, aveva già raggiunto l'apice. Però adesso non guarda per esempio Matt Reeves, lui è uno con la testa a posto, fa il suo Elseworld col suo Batman, Pinguino, e così lui sa come fare le cose, perché lui ha detto chiaramente che per esempio non vuole avere a che fare con James Gunn, lui vuole il suo mondo da solo. Ecco, dovrebbero tornare a quel tipo di film, così anche Snyder dovrebbe provare a fare qualcosa di decente, se ancora ce la fa, però non è capace di fare qualcosa di decente Snyder. Ma secondo me questo film lui l'ha anche fatto per dire, dai, abbiamo un universo un po' figo, che fa figo con lo slow motion, con botte da orbi, spade laser, Pinco Pallino, i bambini gli piacciono ste cose. Non ha guardato, diciamo, secondo me, alla critica un po' più seria, un po' più ferrata, come potresti fare te, come potrebbero fare chiunque che segue i film e le serie. Ma guarda, io potrei anche starci se lui si limitasse ad agire in questa misura, ma lui si atteggia a grande autore. Ma che t'atteggi? Cosa ti atteggi, porca miseria? Ragazzi, cioè, è quello a me che mi dà fastidio di lui, oltre al fatto di essere incapace, ma è quello che mi dà fastidio, che si sente un grande autore. Non lo sei, non lo sei, rompi solo i coglioni. Scusatemi, ma il mio tempo sta per finire, nel senso che tra 10 minuti muoio. No, tra 10 minuti devo andare, perfetto, a lavorare. Volevo solo concludere dandovi quest'ulteriore bella notizia, che proprio so che Manuel, immagino anche Gabri, non vedeva l'ora, perché allora l'altra volta mi sono sbagliata, vi ho detto che entro le 2 settimane dalla parte 1 sarebbe uscita la parte estesa e non vietata ai 14 anni, ma la mia fonte era Victor Laszlo, che è una Red convivente, e in realtà è venuto fuori che verranno queste bellissime parti estese da 6 ore, 3 ore per la prima parte, 3 ore per la seconda parte, con tutta la violenza, tutto il sesso che non hanno potuto far vedere per i limiti di età, a giugno. Sei contento? Ti godi l'estate? Io guarda, penso che l'estate me la godrò tranquillamente andando a realizzare quello che è uno dei miei sogni nel cassetto, ossia andare a fare il cacciatore di zanzare in Cambogia piuttosto che fare ste cose. Penso che il tuo dottore Manuel quest'estate diventerà milionario. Decisamente, guarda. Poi sai, Gangio, con i ricaricamenti di questa live, quanto si divertirà. A proposito, Gabri, hai guardato se il cardiologo di Manuel ci ha fatto il bonifico per questa live? Hai controllato? Grande, grazie, salute. Ringraziamo il cardiologo di Manuel, che è il nostro sponsor. Grazie, ufficiale. Dottor Pivetta, grazie, veramente. Ragazzi, grazie mille per avermi fatto compagnia, grazie per aver accettato di guardare queste 2 pietre miliari della merda. Io aspetto la bottiglia di Jack Daniels che mi dovrà inviare per avermi fatto vedere queste 2 cose. Va bene. Dai, la prossima, dai, live sarà qualcosa di bello, voglio sperare, che sinceramente, dai, è un po' troppo così. Decidere. Anzi, stiamo aspettando Manuel, che doveva proporci un progetto ancora a fine dell'anno scorso. Sì, perché comunque ci sono stato un piccio, però non ti preoccupare. Comunque la prossima volta è vostra la scelta. La prossima. Ragazzi, posso chiedervi una cosa, visto che parliamo di progetti così? Vi andrebbe a voi due di fare un cameo in un mio video che sto programmando ormai da un paio di settimane? Cameo vocale, ovviamente. Non, così, che ci sono un po' di comparse. Dai, io ci sto. E mi dispiace, Manuel, qui rientra il discorso del cardiologo, dottore, così te dovrei fare una parte dove c'entra purtroppo il tuo Voldemort, colui che non deve essere nominato. Sai chi sto parlando? È sempre quello di prima. Sì.
Io ho già recitato per te, non l'hai ancora avuto il coraggio di pubblicarlo, quindi a tuo rischio e pericolo. Sei, io sono peggio del biondo, del fabbricante di lacrime, decidi te, vedi te. La mia domanda è, mi sono dimenticato, giuro. Frequentabile? Non lo so. Ragazzi, però vi voglio bene. Ti vogliamo tanto bene, anche il tuo dottore ti vuole tanto bene, ci vuole tanto bene, e vi ringrazio tantissimo, rimaniamo d'accordo che il prossimo argomento lo scegliete voi, io me ne lavo le mani, vi ho fatto del male abbastanza, e grazie. Buona serata, grazie a te, Giova, ciao, ciao Gabri, ciao cuccioli, nevermore. Mua.